venerdì, la puntata settimanale di Calottina Tricolore. Si è concluso ieri sera il campionato di A1 femminile, 24esimo titolo per le super catanesi dell'Orizzonte Equipe Catania, che battono Padova in gara 3 nella Scuderi catanese completamente esaurita. La Rarinanter Florenzia va alla finale playoff contro Auditore Crotone. Si comincia domani sera alla piscina Nannini, gara di andata. E dunque questo è il punto, i titoli di questa puntata settimanale di Pallanuoto, con tante fotografie che arrivano da fin.it, che ringrazio, su tutte quelle che sono le finali dei campionati ritratte da Di Blu Media, che firma le fotografie. Voi siete collegati con Tele Firenze Viola Super Sport canale 96 in primis, e poi la ribattuta sul nostro secondo canale sportivo, il 187 al comunitario. Buonasera e ben ritrovati da Stefano Ballerini. Vi saluta anche Paolo Caselli, che ha contribuito con me a redigere la puntata testuale di ciò che io vi sto raccontando per televisione a quest'ora. Tra poco poi manderemo anche l'intervista realizzata da Paolo nella sua solita incursione alla Nannini con Luca Minetti, che già ci presenta la gara di finale che vale il ritorno in A1 dei ragazzi dell'Arenante Florenza. Mi raccomando, non voglio nessun tipo di sorpresa. Pertanto andiamo ad incominciare questa puntata del venerdì. Ringrazio Enrico Milano che mi segue dal remoto e che vi monta tutte le immagini, l'intervista di Minetti, le fotografie delle prime finali. E allora andiamola a vedere con per l'equipe Orizzonte Catania, è 24esimo titolo, gran festa rosa azzurra alla Scuderi di Catania, completamente esaurito in gara 3. L'equipe Orizzonte batte Padova 14-12, e allora Orizzonte con Celona, Tabani 2, Di Mario, Viacava 2, Gant, Bettini 3, Palmieri 1, Marletta MVP della gara, 4 gol, di cui uno sul rigore, Gagliardi 1, Borisova, Longo 1, Leone, Condorelli, Lombardo, allenatrice la Miceli, Padova con Teani in porta, Bacelle, Cassarà 1, Sharp, l'olandese 2, Queirolo 2, Casson 1, Millo 2, La Jacobi 1, Masri, Meggiato 2, Sgro, Grigolon, Pozzani, Bozzolan, allenatore posteriva, hanno arbitrato Bianchi e Ricciotti. I 4 parziali: 4-4, 5-3, 3-2, 2-3. Il rush finale di Padova, che però non porta alla riequilibratura della gara, espulsa Teani, il portiere di Padova, per proteste nel quarto tempo, l'uscita per limite di Meggiato, Padova, quarto tempo. Catania chiude le note con 8 su 13 e 2 rigori, Padova molto meno, 4 su 10. Teani, prima di uscire, si era levata la soddisfazione di parare un rigore a Marletta, 2:42 del primo tempo. Spettatori 800, Scuderi completamente esaurite. Dunque l'equipe Orizzonte Catania è campione d'Italia per la 24esima volta. Enrico, puoi mandare tutte le fotografie a cascata, grazie. Quinta consecutiva, battuta Padova 14-12 in gara 3 e chiusa l'incertissima serie finale per il titolo sul 2-1. Quaterna, poker di Claudia Marletta, MVP delle finali, decisiva in casa dopo le due vittorie esterne delle due squadre che hanno ribaltato tutti i pronostici della vigilia. Il quinto era il quinto match dell'anno tra le due squadre e va alle catanesi. 4 vittorie ed un KO il bilancio contro Padova, grazie davvero ad un attacco atomico siciliano, la tripletta della Bettini, doppietta per Tabani e Viacava, oltre che alla quaterna della bellissima e brevissima Marletta. Segnali di buon auspicio in chiave olimpica per il Sette Rosa. Festa grande per
la grandissima Tania Di Mario, presidente ed ancora giocatrice del club etneo, la 45enne olimpica in vasca anche per gara 3 per sostenere e dare fiato alle sue ragazze. Stagione di rilancio anche per Padova, che saluta però il totem 33enne Elisa Queirolo, 6 titoli nazionale, vice campionessa olimpica a Rio de Janeiro, dopo tanti anni al vertice della pallanuoto, un gruppo giovane arricchito dall'olandese Schaap, iridata a Fukuoka 2023, dall'esperienza tra i pali di Teani, della stessa Queirolo, Milo e Casson, che hanno ottenuto risultati eccezionali con 3 finali, il secondo posto in regular season, il secondo posto in Coppa Italia, persa con la SIS Roma, soprattutto la vittoria dell'Eurocup, primo trofeo internazionale nella bacheca della squadra veneta, contro la pallanuoto Trieste. In serata anche l'ultimo verdetto della pool salvezza con Olio di Calabria e GP Cosenza salvo, decisiva la vittoria 18-13 più 5 in gara 3 contro la Locatelli Genova, che raggiungerà il Como Nuoto già retrocesso. Andiamo a, sempre seguendo ovviamente l'esaustivo comunicato stampa di Fin.it, che ringrazio, le statistiche: l'equipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova si contendevano il titolo nazionale per la 5ª volta nella storia, si giocava al meglio delle 2 vittorie su 3 partite, 2 successi per parte nelle sfide precedenti. La Plebiscito Padova, 4 scudetti vinto, ha prevalso nei primi 2 confronti 2017-2018, Catania negli ultimi 2 prima di oggi 2021 e 2022, perentorio le 2 vittorie delle catanesi di Martina Miceli nella regular season di quest'anno, 9-4 Padova, 12-7 a Catania. La cronaca ve la lascio leggere nel pezzo che abbiamo copiato e pubblicato, magari spazio per le dichiarazioni, eccole condensate. Martina Miceli, tecnico dell'Orizzonte: forse è stato lo scudetto più difficile di tutti, lo dedichiamo a Giuseppe Ladelfa, dirigente storico dell'Orizzonte Catania, è tutto per lui, so quanto ci teneva, voglio spendere delle parole per Tania Di Mario, è stata incredibile, ci ha creduto più di tutti, ha fatto il presidente, il dirigente, ancora l'atleta, il mental coach, non ce l'avrei mai fatta senza di lei e senza il nostro staff. Dall'altra parte Stefano Posterivo, tecnico Plebiscito Padova: abbiamo sbagliato un po' troppo in difesa, ma sono fiera di queste ragazze che si sono volute giocare ancora una finale scudetto. Negli ultimi 5 minuti c'erano ben 4 diciassettenni in acqua per noi. L'Orizzonte ha dovuto mettere tutta la propria esperienza in acqua per vincere. Il rammarico non c'è. All'inizio di quest'anno nessuno avrebbe mai detto che la mia squadra potesse arrivare a gara 3 e infastidire una squadra come la loro. È ovvio che ci sono degli errori, ma si passa anche da quelli. Parla la bellissima e bravissima Claudia Marletta, MVP, migliore giocatrice dell'incontro. Siamo state bravissime, il pubblico ci ha dato la forza e la grinta necessario. Il Padova ha fatto un lavoro bellissimo, ho fatto loro i complimenti perché hanno saputo lottare fino alla fine. Andremo a festeggiare perché abbiamo passato un anno duro, ma non abbiamo mai voluto mollare. Questo scudetto è tutto per il pubblico ed è dedicato a Giuseppe Ladelfa. Le parole ancora di Valeria Palmieri, il capitano dell'Orizzonte: giocare in una piscina così stracolma è sempre bellissimo. Ringrazio tutti per essere venuti a fare questo tifo stupendo. Sono state una delle ragazze in più per noi. L'Orizzonte ha fatto e speriamo continueremo a fare la storia. Dall'altra parte, l'Olio di Calabria e il GP Cosenza Pallanuoto vince 18-13 la gara decisiva 3 contro la Locatelli Genova e continuerà a giocare in A1 anche nella prossima stagione. Nel primo tempo le 2 squadre rispondevano colpo su colpo e il Makova porta in vantaggio le padrone di casa. Polidori e Minuto ribaltano il risultato, ma ancora Ermakova in extra play, dell'uomo in più, la ragazza in più, la giocatrice in più, firma il 2-2. Magaglio riporta avanti le Ligure, ma Zaffina firma il 3-3. Se i primi 8 minuti terminano in parità e soprattutto per merito
del portiere della Locatelli, Stasi, autrice di due rigori parati. In avvio di seconda frazione c'è un tentativo di fuga per la formazione allenata da coach Fasanella. Mandelli e Morrone portano 5-3 il risultato, ma subiscono il controbreak ospite targato bianchi e rossi. Morrone realizza il 6-5 in superiorità numerica, ma Rossi trova il nuovo pareggio. Gara appassionante, l'ultimo minuto è intensissimo. Zaffina trova la palombella del 7-6, bianco firma il gol che chiude i primi 16 minuti in parità. L'allungo decisivo arriva nella terza frazione, Ciudad e Morrone portano Cosenza con un mini break sul 9-7, bianco su rigore accorcia le distanze, ma nella seconda parte le padrone casa allungano fino a salire più 4, 12-8 grazie ai centri di Sesti, Zaffina e ancora Ermakova. L'ultima parte di gara è ricca di gol, Minuto realizza una tripletta in 2 minuti e mezzo, ma per ogni sua rete arrivava sempre precisa la risposta delle giocatrici calabresi. Bianco su rigore firmava il più 3, 15-12, ma Ciudad e Ermakova in extra player mandavano al settimo cielo il caldissimo pubblico di Cosenza. Bianco realizza un altro rigore, Ermakova all'ultimo istante trova la rete che chiude il referto facendo partire i titoli di coda per 18-13. Cosenza è salva. Andiamo a rivedere dunque l'avventura playoff. Gara 1 si giocò mercoledì 15 maggio, Orizzonte Padova era finita 8-9, Padova si portava in vantaggio 1-0 espugnando la piscina catanese. Gara 2, 18 maggio, si ribalta tutto all'Olimpica di Padova, l'equipe Orizzonte più forte, 12-7, pareggiano 1-1. E allora ieri sera, giovedì 23 maggio, serie che si chiude 2-1, equipe Orizzonte batte Plebiscito Padova 14-12. Nella finale per il terzo quarto posto, Rapallo, pallanuoto, SIS Roma 6-9, e poi Roma chiude salendo sul terzo gradino del podio facendo sua la gara 2, Roma Rapallo 15-10. La finale play-out allora, Olio di Calabria Locatelli gara 1 16-15, Locatelli Olio di Calabria Cosenza gara 2 16-12, 1-1 decide come detto la gara di ieri sera, Olio di Calabria Cosenza Locatelli Genova 18-13. Albo d'Oro che dall'85 al 91 vide 7 successi consecutivi del Volturno, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2004, 2005, 2006, l'Orizzonte Catania, Sinfonia Siciliana. Nel 2007 si interrompe, vince l'allora Fiorentina Waterpolo. Dal 2008 ricomincia la Sinfonia Catanese, 2008, 2009, 2010, 2011 arriva la Prorecco al femminile, 2012 titolo italiano per le Recchelline, 2013 Rapallo Pallanuoto, 2014 Imperia Mediterranea, 2015 Padova, 2016 Padova, 2017 Padova, 2018 Padova, Poker Padavino, 2019 Orizzonte, 2020 non assegnato, 2021, 22, 23 ed anche il 24 Equipe Orizzonte. Grazie alle foto di Diego Montano di Plumedia, Enrico le puoi mandare assolutamente tutte a cascata. Intanto che io le faccio scorrere, mi rallento qualche secondo, non so se c'è qualche contributo fin.it oppure dal Facebook di Equipe Orizzonte Catania di qualche dirigente o giocatrice, mi rallento, se trovi qualcosa lo butti dentro nell'edizione televisiva. E allora torniamo in diretta, grazie Enrico Milano per tutto quello che fai per me e per Paolo. Allora andiamo a vedere quelli che erano i contributi. Gara 1, scudetto maschile, Derby Ligure, non c'è Brescia quest'anno, c'è Savona per il Recco che vince gara 1 8-5, domani gara 2 Rai Sport Sate. Dunque la Prorecco mostra i muscoli e si aggiudica subito gara 1 di finale scudetto a Punta Sant'Anna. I campioni
d'Europa e d'Italia in carica superano 8-5 i cugini liguri del Savona, tribune gremite, 800 spettatori, la squadra di Sukno è avanti subito 4-0 dopo 9 minuti e mezzo. Poi la fase difensiva fa la differenza. Sabato 25 maggio a Savona è in programma gara 2 alle 20:45 in diretta Rai Sport Sat HD. Biancocelesti a caccia del 36esimo titolo e terzo consecutivo. Biancorossi obbligati a vincere per avere ancora una chance in gara 3, eventualmente il 29 di maggio. Recco Savona si disputava come atto finale 13 anni dopo l'atto finale del campionato di A1, torna dunque a parlare interamente ligure 13 anni dopo l'ultima volta che accadde. Pro Recco e Savona tornano a contendersi il titolo tricolore, le due squadre si affrontano per la quarta volta nella storia dei playoff in una finale scudetto nei tre precedenti. Guarda caso, un'affermazione per Savona nella stagione 91-92, due per Recco nel 2009-2010 e 2011. Recchellini a caccia del 36esimo titolo, che sarebbe il terzo consecutivo dopo l'unica parentesi bresciana. L'ultima vittoria del campionato da parte di Savona, tre scudetti in bacheca, risale alla stagione 2004-2005. In stagione Recco e Savona si sono affrontate tre volte, due in campionato, una in Coppa Italia. Il bilancio pende totalmente dalla parte della squadra di coach Sukno, con tre vittorie. Allora andiamo a rivedere tutto quello che è successo, il tabellino di gara 1. Pro Recco con Del Lungo, Francesco Di Fulvio, stranamente a secco, Zalanchi 1, Cannella 1, Young 2, Fondelli, Presciutti, Iocchi Gratta 2, Condemi 1, Cacaris, Aicardi 1, Allock, Negri, Rossi, allenatore Sukno, Savona con Nicosia, Rocchi, Paccialiev 1 gol, Figlioli 2, Vavic, Rizzo 1 rigore, Cora, Bruni, detto il Panda, ex della Rari, Campopiano 1, Guidi, Durdic, Erdeli, Derold, Bragantini, allenatore Angelini, hanno arbitrato Navarra e Carmignani, 3-0, 2-2, 2-1, 1-2, i quattro tempi, superetano Merica Recco, 6-13, un rigore fallito da Zalanchi nel secondo quarto, parato da Nicosia, Savona, 4-10, un rigore realizzato da Rizzo nel terzo tempo, espulso con sostituzione per fallo di reazione Cacaris, Recco nel secondo tempo, ammonito per protesta il tecnico del Savona Angelini nel terzo tempo, uscito per limite di falli Rocchi Gratta nel secondo tempo davanti il tutto ad 800 spettatori. Anche qui il commento ve lo lascio leggere, ovviamente grazie a Paolo Caselli che ha contribuito con me a trovare tutto. Allora, una volta concluso il campionato di A1 inizia il percorso del Sette Bello verso le Olimpiadi di Parigi. La nazionale di Alessandro Campagna, argento mondiale a Doha 2024, sarà in collegiale al centro federale Freccia Rossa di Ostia dal 2 all'11 giugno. 17 convocati, ma mancano i giocatori della Pro Recco impegnati a Malta nella Final Four della Champions League: Vincenzo Renzuto Iodice, Alesiani, Balzarini, Dolce, Giannazza e Guerrato, Brescia, Rocco Valle, Astra Roma, Velotto, che gioca in Francia nel Marsiglia, Carnesecchi, Cassia, Ferrero, Ortigia, 1928, Marziali, Trieste, Lorenzo Bruni, detto il Panda, ex Rari, Mario Guidi e Gianmarco Nicosia, insieme a Paccialiev del Savona, Davide Occhione, Telimar nello staff, oltre il commissario tecnico amico nostro Alessandro Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio. Allora andiamo a leggere tutte le notizie, i numerali. Primo posto, gara 1, mercoledì 22 maggio, Pro Recco Savona 8-5, gara 2, domani 20:45, Savona Recco, diretta di Rai Sport. Eventuale gara 3, mercoledì 29 maggio, si tornerebbe alla piscina della Pro Recco. Terzo posto, mercoledì 22 maggio, Brescia Ortigia 12-10, domani sera la gara 2, Ortigia Brescia, eventuale gara 3,
il 29 maggio sarebbe Brescia Ortigia. Quinto posto, mercoledì si è giocato The Hacker Team Bologna, Iren Genova quinto, 16-17, successo in trasferta per i genovesi, 16-17 dopo i tiri di rigore. Domani sera gara 2, Iren Genova quinto, The Hacker in caso di terza gara, anche qui 29 maggio sarebbe The Hacker Team Iren Genova quinto. Il settimo posto, mercoledì 22 maggio, Telimar Pallanuoto Trieste 10-9, domani sera Pallanuoto Trieste Telimar, anche qui in caso di terza gara Telimar Pallanuoto Trieste. Auguri ai nostri ragazzi Razzi e Bini. Finale play out invece si è giocato anche Roma Visnova Salerno, gara 1, a Roma ha vinto il team capitolino 6-5. Scusate, domani gara 2 Salerno Roma, in caso anche qui di terza gara Roma Visnova Salerno a Roma mercoledì 29 maggio. Anche qui ci sono tutti i numeri del campionato, le ultime 11 finali scudetto, praticamente tutta roba di Prorecco, tranne nel 2020-21 Brescia Prorecco 3-1, nel 2018-19 la Final Six Brescia fu battuta dalla Prorecco 10-11, per cui come dire, la Prorecco è davanti a un altro record. Dunque questo è quello che è successo nelle ultimissime ore. Adesso noi andiamo a cambiare completamente scenario perché andiamo a parlare di A2 maschile. Intanto che io faccio ripassare sul mio schermo tutte le foto che sono arrivate da fin.it delle gare della finale, triplice finale al femminile, andiamo piano piano ad arrivare, eccola qua. Dunque sabato pomeriggio Lazio, sabato scorso a Firenze Radinante Florenzia Lazio 12-6 1-0, mercoledì Lazio Radinante Florenzia 5-6 2-0 per la Florenzia, 0-1 2-2 2-3 1-0, sarà finale playoff con Auditore Crotone. Allora vediamo il tabellino della gara numero 2. Lazio che schierava Piccionetti, Barigelli 1, Dominici, Giacomone 1, Olivi, Marini 1, Bucan 1, Costanzo, Leporale, Troiani, Gatto, Nenni 1, Marchetti 3, allenatore Ruffelli, la Florenza con Cicali, Generini, Stocco, Carlo Di Fulvio, Tris, Tim De Mei 1, Calamai, Turchini Tommaso, Cardoni, Cameri 1, Benvenuti, Sordini 1, Andrea Di Fulvio, nessun gol, Gioia, allenatore è Minetti, il tredicesimo è Mancini, hanno arbitrato Guarracino Gomez, dunque 0-1, 2-2, 2-3, 1-0, uscito per limite di falli, Tresa, Lazio, nel quarto tempo le superiorità numeriche, i biancocelesti segnano 0-3, un rigore, Florenzia 3-9, espulso Stocco, per comportamento scorretto nel corso del terzo tempo, con dunque un minimo sforzo e massima resa la Florenzia fa 2-0 dal 12-6, doppiata la Lazio alla Nanini al 6-5, più sofferto e risicato i biancorossi domano il team biancoceleste in gara 2, si è giocato ad Acilia approdando alla finale playoff contro la Radinante Sauditore di Crotone, vittoriosa nell'altra semifinale promozione contro il Chiavari. Serata dunque decisiva, vittoria stretta ma preziosa per il 7 Gigliato che riaccende le speranze in riva all'Arno dopo la finalissima persa a gara 3 la passata stagione contro Camogli, di tornare direttamente in Serie A1. Per la Lazio di mister Ruffelli, magra consolazione di aver tenuto testa alla capolista Gigliata imbattuta del girone nord, mentre per la Florenzia quella di aver saputo dosare testa, tecnica e forze senza mai andare in affanno. Sabato 1 giugno alle ore 20 e
45 alla piscina Nannini, la prima di andata alle 20:45 contro il team calabrese. Da parte sua, secondi del girone sud in regular season, mercoledì 4 a Crotone e eventuale spareggio a Firenze l'8 di giugno. Allora andiamo a vedere anche i risultati delle gare sulle altre piscine. Chiavari, nuoto, auditore, Crotone 23-24 dopo tiri di rigore, i tempi regolamentari sul 13-13, 2-0 Auditore che va in finale. Poi Olimpic Roma Bogliasco 9-6, la serie qui è 1-1, si va a gara 3. Reale Muto Torino, Circolo Canottieri Napoli 9-8, anche qui serie riequilibrata, serve gara 3. Lazio Florenzia 5-6, 0-2 Florenzia in finale, e dunque forza forza biancorossi, vogliamo tornare in serie A1. Un cenno anche alla B maschile, la griglia dei playoff e playout. Sabato 4 maggio si è chiusa. La notizia è leggermente datata, ma non ne avevamo parlato. Il titolo mi è venuto suggerito guardando i titoli proposti da Fin.it. Si è chiusa la regular season della Serie B maschile. Retrocedono in Serie C Waterpolo Novara, Pallanuoto Tolentino, Accademia e San Mauro. Da sabato 18 maggio al via le semifinali, playoff e finali playout che decreteranno le altre squadre retrocesse. Dunque, 18-25 maggio e 1 giugno, allora Monza Perugia, San Giorgio Waterpolo, Bentegodi, Lazio Ortigia, Basilicata Nuoto 2000, Roma Visnova. Questo è il tabellino. L'under 18, un cenno anche alle formazioni giovanili italiane. Under 18 a Civitavecchia dal 3 giugno, poi tutti in Croazia. Dal 3 giugno la squadra nazionale under 18 nati 2006 sarà in collegiale a Civitavecchia. Dal 22 al 26 sarà a Varasdino in common training con i parietà della Croazia. Rientro, completerà gli allenamenti a Civitavecchia fino al giorno 28. Questi convocati: Di Corato, Salipante, De Simone, Castruccio, Roma Visnova, De Vecchis, Club Natación Atletico Barceloneta, Maffei e Valle, Astra Nuoto Roma, Scordo a Ortigia Academy, Gambacciani, Sporting Club Quinto, Pettonati, Telimar, Marchetti, Costanzo, Dominici e Tresa della Lazio, Trimarchi, Nuoto Catania, De Marchi, Prorecco, Izzo, Miraldi, Tiberio, Varavallo, Posillipo. Nello staff, oltre il coordinatore tecnico delle squadre maschili giovanili Riccardo Tempestini, Vanto e Gloria Fiorentino della Rari, il tecnico Cristian Presciutti, l'assistente Daniele Cianfraglia. Verso i mondiali giovanili anche gli under 16 che vanno al 5 Nazioni di Atene. Prosegue la preparazione della squadra nazionale under 16, nati questa volta nel 2008 e anni seguenti, ai campionati del mondo di categoria previsti a Malta dal 18 al 24 giugno. Dopo aver partecipato al torneo in Montenegro a Budva dal 2 al 4 maggio scorso, gli azzurrini, guidati da Federico Mistrangelo, sono attesi al torneo 5 Nazioni ad Atene con Ungheria, Croazia, Serbia e Grecia. Partite dal 31 maggio al 2 giugno. Successivamente il team sarà in raduno collegiale a Siracusa fino al giorno 14 giugno. Nello staff, assieme a Mistrangelo, l'assistente tecnico Pietro Ivaldi, il coordinatore tecnico delle squadre maschili, anche qui è Riccardo Tempestini. Anche qui andiamo a ricordare i nomi dei ragazzi: Madaschi, Onda Blu, Fumo, Pallanuoto Trieste, Marangolo, Nuoto Catania, Chianese, Rarinantes, Nuoto Salerno, Maffei, Astra Nuoto Roma, Corelli, Lazio Nuoto, Bordone, Sicali dell'Ortigia Academy, Puleo, Telimar Palermo,
Balzarini, Brescia, Waterpolo, Giovannini, Roma, Visnova, Pallanuoto, Bianchi Giulio, nostro vanto giovanile, Rarinantes, Florencia, Postiglione, Posillipo, Porzio, Acqua Chiara, Scarmi, Prorecco. Il calendario del torneo di Atene è già stato reso noto. Prima giornata, 31 maggio, la settimana prossima, Ungheria-Italia, Grecia-Serbia, Italia-Croazia, Serbia-Ungheria. La seconda giornata, 1° giugno, Croazia-Ungheria, Italia-Grecia, Serbia-Italia, Grecia-Croazia. Il terzo turno, 2 giugno, Croazia-Serbia e Ungheria-Croazia. I risultati del torneo di Budva, che fu giocato i primi di maggio. Allora, Croazia-Olanda, 16-11, Serbia-Italia, 10-6, Montenegro-Spagna, 12-16, Italia-Olanda, 15-10, Spagna-Croazia, 13-10, Montenegro-Serbia, 14-15, dopo i tiri di rigore, 9-9, al termine dei tempi regolamentari. Seconda giornata, 3 maggio scorso, Croazia-Italia, bel successo azzurro, 11-12, Serbia-Spagna, 11-10, Montenegro-Olanda, 12-11, tutte gare molto chiuse. Spagna-Italia, purtroppo sconfitta di 1, 8-7, Serbia-Olanda, 10-4, Montenegro-Croazia, 12-11, la terza giornata, Spagna-Olanda, 9-4, Serbia-Croazia, 9-12, Montenegro batte Italia, 17-16, dopo i tiri di rigore, finì ai tempi regolamentari, 13-13, la classifica finale, Spagna, 12, Serbia, 11, Montenegro, 9, i primi 3 posti, al quarto l'Italia, con 7, Croazia, 6, Olanda, 0. Allora, questa è la lunga puntata di oggi, venerdì 24 maggio, di Calottina Tricolore. Abbiamo festeggiato l'Equipe Orizzonte 24esimo titolo, battendo in finale 2-1 la serie, le ragazze del Padova. Abbiamo ricordato il primo successo di Recco su Savona nella prima finale di andata della finale di A1 maschile. Abbiamo ricordato il successo della Rarinantes Florencia ad Acilia in gara 2, semifinale playoff, battendo la Lazio 6-5, 2-0. La Rari è in finale, gioca contro l'Auditore Crotone. Attenzione, prima gara alla Nannini a Firenze, il ritorno a Crotone, terza gara eventuale a Firenze. Attenzione, Crotone zeppo di giocatori che la Serie 1 l'hanno conosciuta più volte, per cui se anche per me Crotone, Auditore Crotone, era una squadra completamente sconosciuta che non avevamo assolutamente seguito, però dobbiamo prendere visione che ricordo la composizione del team crotonese: Ruggero, Chiodo, Abela, Zovko, Candigliota, Tac, Jacopo, il primo, 3 gol nella semifinale con Chiavari, Jacopo che ha giocato in Serie A1, Recco, credo anche Savona, Spadafora, La Penna, ex Rari di qualche anno fa, vecchio Lupo di Mare, Privitera, anch'esso giocatore conosciuto, Orlando e anche Cagliogna, che ha siglato 2 gol contro Chiavari, l'allenatore è il signor Arcuri, per cui forza Rarinantes Florencia, il popolo biancorosso che già ha sofferto per la fresca retrocessione in Serie B delle ragazze della Rari, battute in gara 3 dal Beach Sori a Firenze in gara 3, vogliono questa volta esultare per riavere la Rarinantes Florencia in Serie A1, laddove il team biancorosso deve assolutamente tornare e stare a lungo nei prossimi anni. Grazie da Stefano Ballerini, grazie da Paolo Caselli. Passiamo la linea alla regia, le parole di coach Minetti ai microfoni di Paolo Caselli. Con questo io vi saluto, vi ringrazio. Ci sentiamo lunedì mattina nella rassegna stampa più corposa dei nostri 3 appuntamenti settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, con Paolo Caselli in collegamento telefonico. Andremo a vedere, a riepilogare tutto ciò che sarà stato il
weekend di tutte le squadre che noi seguiamo nel sito diretta il weekend di Firenze Viola Super Sport, con da domani pomeriggio l'aggiornamento minuto minuto, tempo assolutamente reale, di tutti gli incontri delle nostre squadre toscane. Auguri a tutti, buon weekend, forza Toscana Sportiva, forza Firenze Viola Super Sport. Noi ci siamo, gli altri no, e a voi vi deve bastare che noi siamo con voi sempre, comunque e dovunque. Linea alla regia, grazie alla bella opera fattiva di Enrico Milano in cabina di regia. Vi ripasso la linea, grazie, ci sentiamo lunedì. Luca Minetti, la semifinale è andata bene, è stata una partita strana questa con la Lazio, dove le difese hanno preso sopravvento sugli attacchi. Sì, è stata una partita dura, me lo immaginavo. Loro hanno ottenuto ottimi risultati in casa, una squadra giovane dove in casa riesce a esprimersi meglio. Noi abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, perché prendere 5 gol ci metterebbe la firma tutte le volte. Abbiamo sbagliato un po' troppe conclusioni, anche pulite. E ci sta, meglio così, aver affrontato una semifinale tosta, dura, che una semifinale grande. Senti, anche le superiorità numeriche, quindi la disciplina, sei contento del fatto che poche superiorità numeriche sono state concesse? No, ma tutte e due le squadre hanno giocato molto a zona, e diciamo che c'è stata poche possibilità per gli arbitri da valutare dei falli gravi. Ecco, sui centrocuore abbiamo raddoppiati sia noi che loro. Però da posto 3 qualcosa abbiamo subito. Abbiamo subito un gol che di solito non subiamo, ma perché eravamo un po' troppo schiacciati su altre posizioni, ma ti ripeto, su prendere 5 gol ci metto la firma tutte le volte. Senti, inizio stagione ci siamo guardati, abbiamo detto beh, questa Rari può arrivare in fondo. Adesso siamo in fondo, hai tempo più di una settimana di preparare questa partita con un auditore Crotone, squadra tosta, squadra esperta, che ti proverà dei problemi diversi da quelli della Lazio. Sicuramente sì, adesso dobbiamo essere bravi a preparare l'attesa e dobbiamo essere bravi nel andare tutti insieme allo stesso passo per centrare il traguardo che ci siamo prefissi a inizio stagione. Sicuramente la Crotone ha dei punti di forza differenti da quelli della Lazio, che ci possono mettere parecchio in difficoltà, ma abbiamo delle armi e del tipo di gioco nel nostro DNA che possiamo fare altrettanto con loro, perché noi siamo molto dinamici quando vogliamo e possiamo spezzare la partita. Loro sono più pallanotisti sotto certi punti di vista, sono gente che ha fatto competizione con la nazionale italiana a livello altissimo, però sono un po' più lenti, definiamoli. Noi dobbiamo essere bravi a imporre il nostro ritmo. Senti, adesso l'allenamento come si svolgerà? Oggi è un recupero e poi da domani inizieremo a lavorare per la finale. Finale, 1 giugno, ore 19.30 mi dicevi? Sì, mi dovrebbero confermare, ma è 1 giugno alle 19.30, dopo la partita del calcio storico, spero che vanno di riempire di nuovo la piscina. Anche con le persone che sono al calcio storico gli si dà il tempo di tornare a vedere, a tifare Rari. Senti, tornerò a disturbarsi settimana nuova, saremo ancora più vicini a queste partite, a queste date che possono essere storiche per la Rari, però come dici sempre te, il viaggio è lungo. Il viaggio è lungo, ce lo vogliamo godere, ribadisco, devono essere bravi a andare tutti allo stesso passo verso il traguardo che ci siamo prefissi iniziale. Allora buon viaggio Luca. Grazie, ciao.